Buonasera, benvenuti, ci siamo. Il momento che abbiamo atteso per tanto tempo è arrivato, cioè il giorno in cui ufficializziamo la candidatura dell'avvocato Vincenzo Radisi a sindaco della città di Carovigno. È un momento emozionante come tutte le campagne elettorali e lo è ancora di più nel momento in cui parliamo di una persona speciale, come ho avuto modo di conoscere in questi giorni, in queste settimane, come l'avvocato Vincenzo Radisi, una persona che realmente può aiutare Carovigno a voltare pagina e a traguardare risultati importanti come tutti noi auspichiamo. Intanto devo fare un ringraziamento e soprattutto fare le scuse anticipate intanto alla signora Donatella e ad Angela e a Salvatore, perché vi sottrarremo suo marito, signora, per una quarantina di giorni, ma serve a noi e serve a Carovigno, per cui lei abbia un po' di pazienza. Allora, avvocato Radisi, si accomodi. Un applauso? Prego, avvocato. Intanto grazie ai gestori del Teatro d'Italia che ci ospitano in questa bella scenografia. Grazie a tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita di questa iniziativa e per tutti coloro che si sono messi al lavoro per questi 40 giorni di corsa che faremo insieme. E allora, chi fa il giornalista come me, avvocato Radisi, considera questa candidatura come una candidatura a sindaco di cui si parla da anni. Finalmente ci siamo arrivati. Allora, sono emozionatissimo, grazie a tutti, grazie per la presenza, grazie alla mia famiglia e grazie a Carovigno. Allora, innanzitutto siamo arrivati, sì, e siamo arrivati perché io ho deciso questa volta di scendere in campo per candidarmi a sindaco dopo aver rifiutato la candidatura nel 2013. Rifiutato la candidatura nel 2013 perché mi ritenevo inesperto. Nel 2015 ho deciso di rifiutare nuovamente la candidatura a sindaco e di accettare di candidarmi nelle liste del sindaco Franco De Biasi, e quell'esperienza è stata ampiamente e altamente positiva perché ho rivestito il ruolo di consigliere di opposizione nell'amministrazione Brandi, caduta poi a seguito della sfiducia dei componenti della maggioranza e di parte dell'opposizione, e successivamente nel 2018 ho ritenuto di non accettare nuovamente la candidatura a sindaco perché a mio avviso non c'erano i presupposti. Adesso dico sì perché questa candidatura e questa mia prova per portare avanti qualcosa di positivo per il Paese nasce da un progetto abbastanza collaudato e un progetto che parte da lontano, con amici che hanno condiviso con me la campagna elettorale del 2015, con amici che hanno fatto parte e continuano a far parte delle mie liste, con persone che, professionisti, imprenditori, agricoli, commercianti, insegnanti ed altri, hanno deciso di far parte di questa campagna elettorale perché tutti insieme siamo convinti che Carovigno debba, non mi dica che sono prolisso. No, assolutamente. Tanto la interrompo, non c'è problema. Carovigno. Carovigno debba migliorare, debba portare avanti un progetto, noi dobbiamo portare avanti un progetto serio e condiviso per il bene del Paese. Ecco, partiamo però, avvocato Radisi, da quello che lei sta facendo in questi giorni. Sta selezionando i componenti delle liste che faranno parte della sua coalizione. Si tratta di liste civiche, ci sono dei riferimenti anche a forze politiche nazionali, ma il dato che emerge è un profondo rinnovamento rispetto al passato. Allora, innanzitutto sono liste civiche e io ho deciso che in questo momento Carovigno non abbia bisogno, a mio sommesso avviso, dei partiti politici, ma Carovigno ha bisogno di delle persone per bene, delle persone realmente impegnate e capaci che hanno necessità e volontà di dare un rinnovamento al Paese. La questione di soggetti che non hanno fatto parte della nostra compagine, che non fanno parte del nostro raggruppamento, non è assolutamente una questione di denigrare qualcuno. Noi non abbiamo voluto denigrare nessuno. Chi ci sta aiutando e comunque ci sta appoggiando, anche se non inserito all'interno delle liste,
per le quali spezzo faccio una brevissima parentesi e dico: le liste che sono state devono essere visionate da me, non perché io voglia essere il supervisore o colui il quale dovrà valutare ogni aspetto della nostra compagine politica, ma perché ho ritenuto opportuno in questo momento particolare per Carovigno e nel momento storico che stiamo vivendo di non selezionare ma far sì di dare una linea guida e dei paletti per quanto riguarda la candidatura. E quindi abbiamo deciso tutti insieme che chi ha svolto il ruolo di sindaco di questo paese non poteva candidarsi nelle nostre liste. Chi ha amministrato per due consigliature consecutive il comune di Carovigno non può far parte della nostra compagine. Questo per alcuni è stato un punto di rottura, ma per noi non è assolutamente un punto di rottura, è un punto di partenza, perché abbiamo ritenuto che chi realmente vuole il bene di questo paese e vuole contribuire a portare avanti dei progetti sani e condivisibili per il paese può anche dall'esterno aiutare e darci i propri consigli, i consigli buoni, ma i consigli è completo, i consigli buoni saranno accettati, i progetti che sono condivisibili saranno portati avanti sempre per il bene del paese. Dico l'ultima cosa e mi ricollego a questa domanda, ma veramente brevemente: tutti i consiglieri e la maggior parte dei candidati nelle mie liste sono tutte persone che lavorano, sono tutti professionisti, sono tutti imprenditori, sono insegnanti, sono operai, sono persone che hanno un reddito e che comunque, per sfatare chi vorrebbe parlare, vorrebbe dire qualcosa di fuori posto, non hanno certamente necessità della politica. Ma lo stiamo facendo per il bene comune, perché cerchiamo e siamo certamente convinti che Carovigno possa migliorare. E può migliorare con la collaborazione, mancano ancora 9 giorni alla conclusione delle liste per formare le liste, e io mi auguro che ancora professionisti, imprenditori e chi vuol far parte di questo gruppo possa tranquillamente intervenire per il bene del paese. Dica la verità, avvocato, se lo aspettava tanto entusiasmo intorno a lei? Io sinceramente, senza falsa modestia, io mi aspettavo questo entusiasmo, perché anche sentendo le persone, molti mi hanno chiesto di intervenire, di far parte, di dire sì per questa candidatura e di portare avanti il mio progetto. E io ritengo che il mio progetto, il nostro progetto, con chi ha condiviso e che continua a condividere il nostro progetto, il nostro programma, sarà certamente un programma serio, condiviso e veramente per il bene del paese. Non abbiamo interessi personali e non abbiamo nulla da dover prendere dal comune, ma forse dare ai cittadini di Carovigno. Su questo non c'è dubbio. E questo, guardate, in campagna elettorale non è affatto scontato, ecco perché l'applauso ci voleva, e l'applauso se lo merita tutto l'avvocato Radisi, perché parte da una base solida, da una base sana rispetto alle cose che andiamo a dire. Io le faccio una confessione, io sono innamorato di Carovigno, lo dico sinceramente, perché ho acquistato casa 25 anni fa a Santa Sabina e ritengo che questo sia realmente uno dei comuni più belli di tutta la Puglia. Il problema, caro avvocato, è che probabilmente per troppo tempo Carovigno è stata considerata come la Cenerentola della parte nord della provincia di Brindisi. Eppure ci sono le potenzialità perché Carovigno esploda. Lavoreremo in questa direzione? Lavoreremo certamente in questa direzione. Noi sappiamo che il comune di Carovigno nel periodo estivo, ma anche in tutto l'anno, arrivano centinaia e centinaia di persone. Noi abbiamo circa 400.000 presenze nel territorio e sappiamo che questo uno dei punti dolenti del nostro paese è quello della questione dei servizi. Però noi cercheremo e stiamo cercando, perché all'interno del nostro raggruppamento ci sono tecnici, ci sono persone esperte del marketing e dello sviluppo del territorio, cercheremo di far fronte anche a questo problema, perché ritengo che sia un problema rilevante e non deve essere il comune di Carovigno ma come un posto di approdo, ma una meta per portare avanti i progetti e lo sviluppo del territorio. E quindi dovremmo cercare, a mio messo avviso, di sviluppare quello che le capacità che abbiamo già e di potenziare qualche piccola o grossa lacuna che abbiamo.
Ecco, io intanto dico a tutti gli amici in sala, noi non possiamo illustrarvi il programma su cui l'avvocato Radisi sta lavorando già da tantissimo tempo. Lo faremo gradatamente nel corso della campagna elettorale, perché così diventa dispersivo e, se mi consentite, da comunicatore, così non sveliamo ai nostri competitor quali sono i nostri programmi, perché sennò facciamo le cose tutti uguali, e invece le vere novità io le riscontro nel progetto politico che l'avvocato Radisi porta avanti. Un problema però è sentito da tutta la popolazione, cioè l'integrazione tra Carovigno e le sue marine è un punto fondamentale da cui dipende lo sviluppo in campo turistico e anche imprenditoriale. Certamente sì, anche qui come hai detto tu, noi stiamo sviluppando un progetto di sviluppo e potenziamento delle marine. Io ritengo, e noi tutti riteniamo con i compagni che fanno parte del nostro gruppo, che cercare di pensare in questo momento a progetti megagalattici ritengo che non sia il momento opportuno e giusto. Noi dovremmo cercare innanzitutto di fare le cose semplici. Per esempio, parlando delle marine, io vi dico, io per 11 anni sono stato residente a Santa Sabina, poi per questione dei ragazzi che hanno cominciato a frequentare la scuola mi sono trasferito a Carovigno. Però noi notiamo una questione più che altro collegata alla pulizia delle marine, l'impossibilità magari di alcuni servizi semplici, i cassonetti, cioè le persone quando stiamo là ci chiedono delle cose semplici che possono essere realizzate nell'immediatezza. Quanto poi al collegamento, e vengo alla tua domanda, collegamento marine Carovigno centro abitato del paese, e questo è certamente importantissimo, perché nel periodo di maggiore afflusso, cioè quando parliamo del periodo estivo, vi è una fumana di persone, macchine che arrivano a Santa Sabina, e quindi poi abbiamo il problema non soltanto del parcheggio e dei posti macchina, ma anche la possibilità di avere un collegamento diretto tra la marina e il centro del paese. Quindi questo è un altro punto focale e importante e pregnante del nostro programma, che è quello dello sviluppo anche del centro storico e dello sviluppo e del potenziamento del comune, di alcune parti del comune di Carovigno. Perché quando parliamo del centro storico noi non ci nascondiamo che un elemento fondante, un elemento principale, anche le parti, i rioni, perché hanno attualmente non vivono una situazione di benessere, e quindi noi cercheremo anche di dare il giusto peso e il giusto sviluppo anche di quelle parti del territorio che probabilmente non sono state ben valutate. I tanti turisti che, forse dobbiamo sistemare un attimo il microfono all'avvocato. Allora, i tanti turisti che soggiornano a Santa Sabina durante la stagione estiva, che cosa fanno? Solitamente vanno, ve lo dice uno che ha fatto la vita un po' da turista da questo punto di vista, allora solitamente vanno altrove, vanno a visitare il centro storico di Ostuni anziché Celli, anziché Cisternino, adesso anche Mesagne, e invece da Carovigno si vede una fila di auto che scende verso Santa Sabina. Avvocato, lei, tra le tante cose belle che ha inserito nel suo programma e fra le tante cose belle che vuole realizzare, è quello di invertire la rotta, cioè valorizzare le marine da un lato e dall'altro valorizzare il centro storico di Carovigno anche ai fini turistico-ricettivi. Certamente sì, le stavo dicendo e ho detto poc'anzi che è uno dei punti del nostro programma, quello di incentivare il centro storico, di creare ulteriori attività commerciali, perché ad onor del vero c'è stata un'inversione almeno parziale per quanto riguarda il centro storico. Io ti dico, perché lo so, nella tua esperienza di sindaco del comune di Brindisi e mi sono informato, ci sono una serie di immobili in disuso nel comune di Carovigno, e quindi noi riteniamo, l'abbiamo posto come punto del nostro programma e ci auguriamo di poterlo mettere in atto, che è quello dello sfruttamento di questi immobili che attualmente sono in disuso, come l'hai fatto tu a Brindisi, dove parte di questi, cioè tutti gli immobili del comune possono essere utilizzati, ristrutturati, e attraverso un bando pubblico, ci auguriamo che possa essere formalizzato, dare la possibilità all'imprenditoria giovanile di poter acquisire questi immobili con la detassazione dei tributi. È una cosa semplice. Noi diciamo, ci sono i giovani, questi immobili che sono, noi sappiamo, piazza coperta, ci sono degli immobili che sono inutilizzati.
c'è la possibilità di dire attraverso un bando, poter dire quegli immobili vengono da un bando pubblico, vengono attribuiti ad alcuni soggetti, i soggetti li devono ristrutturare, per i primi 3 anni c'è la detassazione dei tributi e poi per gli anni a seguire si applicherà un canone ovviamente correlato all'attività da svolgere, perché se è un'attività produttiva, è un'attività che incentiva anche il turismo, ben venga, ed è una posizione, una condizione anche per lo sviluppo del territorio e per il potenziamento del flusso nel comune di Carovigno. Lei crede molto anche nel potenziamento e nella valorizzazione della piazza centrale di Carovigno? Certamente sì, abbiamo, però non mi faccia dire tutto perché abbiamo un programma e delle persone, dei tecnici e soprattutto una persona in particolare, poi in campagna elettorale lo svelerà lei, un bellissimo progetto per quanto riguarda anche il centro, la piazza di Carovigno e il centro storico. E per quanto riguarda la piazza di Carovigno, io ho anche avuto il piacere di parlare con alcune associazioni e con la Prologo. Noi, è nostra intenzione anche quello di verificare, di incentivare la possibilità, cioè di incentivare e di creare attrattiva attraverso gli eventi, diversi eventi nel corso dell'anno, perché noi generalmente siamo abituati a Carovigno ad avere degli eventi certamente collocati temporalmente nel periodo estivo, mentre tutto il periodo, l'altro periodo dell'anno, inverno, primavera ed autunno, siamo completamente scoperti da eventi. Questo perché riteniamo che sia giusto e doveroso dare la giusta collocazione anche al Carovigno, perché vedendo anche i paesi limitrofi, tra cui Mesagne, ma lo stesso Cisternino, Ceglie, l'incremento e il potenziamento delle capacità ricreative e ricettive di questi comuni sono state dovute soprattutto al potenziamento degli eventi, perché noi potremmo creare anche un evento internazionale. Abbiamo la fortuna di avere gli sbandieratori e di poter organizzare, perché l'abbiamo fatto anche in un'altra circostanza, creare un evento importante a livello internazionale per dare maggior impulso e maggior linfa al nostro comune. Voi avete un'altra grandissima ricchezza, oltre a quella che ormai è conosciuta nel mondo come l'oasi di Torre Guaceto, anche questa stupenda borgata di Serranova, su cui bisogna stabilire dei percorsi intanto di collegamento reale, perché poi le piste ciclabili non saranno solo patrimonio degli altri comuni. Ci stiamo impegnando e ci impegneremo anche su questo. Quanto a Torre Guaceto, sappiamo che è una risorsa per il comune di Carovigno, è una risorsa grandissima, sappiamo che a livello internazionale, a livello mondiale, abbiamo questa grandissima possibilità di sfruttamento non soltanto di Torre Guaceto, ma anche della borgata di Serranova, ma anche lo stesso Belvedere, perché abbiamo un bellissimo santuario e quindi potremmo valorizzarlo forse qualcosina in più rispetto all'attualità. Conoscendo l'avvocato, lei sicuramente una volta eletto sindaco andrà a fare la voce grossa nei confronti di chi non assicura servizi sanitari soddisfacenti per la comunità di Carovigno. Anche questo è un problema grossissimo, perché è collegato soprattutto anche con le borgate e con le marine. Noi abbiamo per esempio il servizio di poliambulatorio, il pronto soccorso a Torre Santa Sabina, che è aperto solo per alcuni mesi all'anno, soprattutto nell'ultimo periodo estivo, e quindi vorremmo, e di concerto con la ASL, cercare di poter aprire il poliambulatorio di Santa Sabina in periodi consoni a quello che è poi lo spostamento delle persone nella marina di Santa Sabina, e quindi ci auguriamo che quantomeno da giugno possa essere aperto. Non sappiamo se quest'anno, qualora dovessimo vincere, e ce lo auguriamo, la campagna elettorale, io diventassi sindaco di Carovigno, ci impegneremo perché possa il poliambulatorio, il primo servizio di primo intervento a Santa Sabina, possa essere aperto quanto prima possibile. Beh, visto che l'avvocato Radisi ha tante belle intenzioni e soprattutto occorre tanto tempo, proviamo a vincere al primo turno, ci impegniamo tutti. Avvocato, siamo in chiusura di questa
breve, piccola, prima chiacchierata per conoscerci, perché poi ci seguirete nelle tante iniziative che noi organizzeremo e ovviamente ci potete seguire anche attraverso i canali social, lo faremo attraverso il canale social diretto dell'Avvocato Radisi, ma anche attraverso Carovigno Notizie e le altre testate giornalistiche che hanno voluto in qualche maniera interessarsi di questo bel progetto innovativo di guida di un comune importante come Carovigno. Un problema però non possiamo sottovalutarlo, certamente non è competenza del Comune, ma si può chiedere maggiore impegno anche da parte di tutte le istituzioni. Parliamo di sicurezza, Avvocato. Allora, anche questo è un problema grossissimo e noi nel programma abbiamo inserito un punto particolare per la sicurezza del territorio e per la sicurezza stradale. Sappiamo che la strada di collegamento, per esempio Carovigno-Santa Sabina, ogni anno, ahimè, ci sono delle persone che perdono la vita perché non è adeguatamente segnalata. E quindi noi riteniamo, qualora fosse possibile, perché verificheremo come fare, perché se istituire o mettere qualche limitatore di velocità, fare qualcosa, rapportarci con la provincia, con chi di regione, per attuare quelle che sono i migliori propositi per poter migliorare questo. Sappiamo anche, perché tu mi hai detto per quanto riguarda il comune ed altre questioni, che dobbiamo pure dire e dobbiamo far presente alle persone che il comune di Carovigno attualmente si trova in una difficoltà anche operativa notevolmente seria, perché noi ci troviamo a discutere con 41 unità lavorative rispetto a 75, 76, 77 unità lavorative. Quindi questo magari esula da quello che è la tua domanda, però nel momento in cui si dovesse vincere la campagna elettorale sappiamo che abbiamo grossissimi problemi anche di fattibilità di alcuni progetti, non perché collegate alla fattibilità dei progetti, ma effettiva smaltimento di tutto quello che è il lavoro da fare all'interno del comune. E questa è un'altra problematica che purtroppo dobbiamo affrontare con chi opera realmente nel comune ma ha difficoltà, perché ci sono la forza lavoro è quella e quindi i problemi sono realmente seri. Guardate, in chiusura è incredibile come l'Avvocato Radisi riesca contemporaneamente a svolgere la sua attività professionale, ovviamente a fare il papà e il marito nei momenti in cui li riesce, e allo stesso tempo a progettare gli interventi per Carovigno. Noi stasera non ne parleremo, io vi faccio solo un accenno, mi nomino una sigla che si chiama ZES, Zona Economica Speciale. Allo stato attuale Carovigno non ha un ruolo, non è coinvolta in questo progetto, non ci sono i momenti, le potenzialità per farlo. Ma una sorpresa arriverà anche da quello che nel suo programma l'Avvocato Radisi sta costruendo. In chiusura, Avvocato, stasera non ci sono tutti i volti della campagna elettorale. Qualche candidato ancora non ha ufficializzato, non ha sottoscritto la sua adesione. Noi volevamo conoscerci, ma in questa campagna elettorale adesso lei è chiamato in questi ultimi giorni a rendere ancora più forti le sue liste, ancora più ambiziose e soprattutto capaci di traguardare un risultato importante che non è per lei, Avvocato, lei fa altro nella vita, è per Carovigno. Ti ringrazio, è un momento difficile, è un momento di dispendio di energie notevolissimo. Io ho la fortuna di avere vicino a me dei compagni di viaggio eccezionali, devo ringraziare ad uno, delle capacità professionali, delle capacità umane notevolissime. Non mi hanno mai lasciato solo, mi hanno confortato nei momenti di difficoltà, perché come hai detto tu, sto sottraendo notevole tempo alla mia famiglia e ringrazio mia moglie e i miei figli. In alcuni momenti sono insopportabile, ci sono alcuni dei compagni di viaggio che mi lasciano stare quando capiscono che non è il momento opportuno, però stiamo cercando ancora di completare le liste. Abbiamo avuto ultimi ingressi, ci sono delle novità e delle situazioni a me molto gradite, perché sicuramente faranno parte della nostra coalizione anche altri compagni di viaggio che hanno potenzialità e capacità notevolissime.
Ritengo che veramente è un progetto serio, condiviso, e un programma che noi porterà solamente benessere e realtà al Comune di Carovigno. Realtà nel senso di concretezza e condivisione di alcuni progetti che, nel caso in cui riuscissimo a portarli avanti, e come riusciremo a portarli avanti, sarà veramente un bene per il nostro Paese. E lo slogan dell'avvocato Radisi non è quello coerenza, lealtà, impegno, le solite parole che vedete e leggete sui manifesti, è Carovigno 4.0. Cominceremo ad abituarci a questo modo nuovo di pensare, a questo modo nuovo di approcciarsi rispetto ai problemi di Carovigno e ai progetti di sviluppo di questo comune. Una comunicazione di servizio: noi faremo dei momenti pubblici come questo, ma poi andremo sui posti dove l'avvocato Radisi sta disegnando degli interventi per modificare la vita di questo paese, e ovviamente li renderemo pubblici questi momenti in maniera tale che chi vuole potrà seguirci e vivere con noi le cose che andremo a fare e le cose che andremo a dire. Mi consenti solo una cosa? Prego. Ci auguriamo, e mi auguro per me, per il gruppo e per tutti noi, che ci sia ancora un afflusso di brave persone, perché io, chiunque voglia rapportarsi a noi, entrare a far parte delle nostre liste e voler realmente dare il contributo per lo sviluppo e per il progresso del Paese, che venga e ci dica quello che è il suo intento, il suo obiettivo, e noi cercheremo certamente di portare avanti una campagna elettorale, un programma condiviso e per il bene di Carovigno, unicamente per il bene di Carovigno. Grazie a tutti, alla prossima. Viva la libertà!